Ciao a tutti, in questo video che fa parte del ciclo degli amori tossici voglio parlare del Peter Pan. Il Peter Pan che prevalentemente è un uomo, però ci sono situazioni anche in cui donne vivono questo stato, diciamo, questo stato mentale. È quello della persona dell'eterna adolescente, diciamo, si tratta di persone che hanno avuto spesso una regressione all'adolescenza. Ogni volta che noi sperimentiamo un forte trauma, una situazione di forte stress, si hanno delle regressioni. I bambini piccoli, ad esempio, i bambini in generale, quando ad esempio, che ne so, hanno uno shock perché iniziano la scuola, per dire, hanno una regressione. Una regressione significa tornare a uno stato noto, uno stato conosciuto. La regressione è fondamentalmente, la regressione comportamentale è fondamentalmente un modo per tornare in una zona di comfort, una zona che si conosce. E il Peter Pan, diciamo, è una persona che spesso, ci sono persone che non hanno mai superato questa fase, hanno avuto una fissazione alla fase adolescenziale, altre che invece hanno, come dire, hanno superato, però poi per delusioni sono regrediti alla fase precedente, alla fase comportamentale precedente, che è quella dell'adolescenza, in cui le relazioni non vengono mai approfondite, si resta a un livello superficiale. Potremmo dire che ci sono situazioni in cui questo stato, diciamo, si può superare e situazioni in cui invece questo stato resta fermo, resta bloccato. Cioè la persona ha grosse difficoltà a lasciarsi andare fondamentalmente. Potremmo dire che l'amore ha tre componenti, come ho specificato anche in altri video, che sono l'attrazione, che sono l'intimità emotiva e poi l'impegno. Il Peter Pan non riesce ad andare oltre spesso all'attrazione, talvolta all'intimità emotiva, ma non riesce a vivere l'impegno, cioè non riesce a progettare qualcosa con un'altra persona, creare l'unione di coppia. Spesso sono uomini, fondamentalmente direi che il 90% di queste situazioni sono uomini. In alcuni casi ci sono anche donne spesso le donne però lo hanno in un secondo ciclo, quando già si sono formate una famiglia, magari hanno un divorzio, hanno già dei figli, iniziano questo ciclo di esperienze, diciamo, molto superficiali. E se si interagisce con un Peter Pan, cosa bisogna fare? Bene, la cosa fondamentale è quella di intanto rendersene conto. E ci se ne rende conto abbastanza rapidamente, dal fatto che la persona comunque non prende dei piccoli impegni, che possono essere, diciamo, senza arrivare alla convivenza, ma anche la condivisione di intimità, con gli amici, ad esempio. Il Peter Pan cerca sempre di mantenere uno stato, come dire, in cui ha compartimenti stagni, in cui la vita è compartimenti stagni. L'indicatore principale è proprio questo, cioè una persona che vive il suo mondo e l'esperienza di coppia è soltanto limitata a incontri, diciamo, di coppia, ma non c'è condivisione. Poi il Peter Pan o la Peter Pan frequenta un sacco di cose esterne, senza condividerle mai, non condivide nulla. Questo è l'indicatore principale. Se si ha a che fare con una persona di questo genere, beh, intanto bisogna prenderne atto, che è la cosa fondamentale, e quindi rendersi conto che sarà comunque una strada in salita. Sarà una strada in salita perché bisogna andare a scardinare questo blocco. Scardinarlo si può fare attraverso l'emotività, andando ad amplificare molto i turbamenti e talvolta può essere utile utilizzare, diciamo, il rifiuto, perché l'abbandono, Peter Pan, è strutturato a, diciamo, ad avere dei meccanismi di difesa e difendersi. Invece spesso non riesce a reggere il rifiuto. Quindi il rifiuto potrebbe essere la chiave di volta per riuscire a sbloccare questa situazione. Piuttosto che viversi il rifiuto, è disposto, che ne so, a concedere qualche cosa. Certo è che nel momento in cui ci se ne rende conto, bisogna mantenere il distacco dal risultato. Questo è fondamentale. Se non si mantiene il distacco dal risultato, difficilmente si riesce ad andare, diciamo, ad andare avanti, perché si vivono poi stati di forte sofferenza. Questo è il primo video di questo ciclo, ne seguiranno anche altri. Ciao a tutti.